Un'utopia non è necessariamente proprio come una possibilità. Una qualsiasi possibilità, per essere chiamata tale, dovrebbe avere uno svolgimento dall'inizio alla sua fine. Il concetto di un mondo ideale, le cui condizioni e premesse iniziali non fossero raggiungibili dal punto in cui siamo oggi, renderebbe quell'idea un'utopia. Per essere definita come una possibilità, almeno in teoria, dovrebbe esistere un tracciato di percorso. Ma come sarebbe possibile creare un ponte ed arrivare a questo ipotetico mondo ideale dal punto in cui siamo oggi? Come arrivare dal punto A al punto C, non conoscendo il punto B? Riconoscerlo offrirebbe una direzione. Inoltre, se anche un solo percorso esistesse, questo farebbe di quell'idea non più un'utopia, ma una possibilità. Allora, se l'obiettivo di una società fosse quello di dare una priorità alla vita dell'essere umano, anche in rispetto al valore del denaro, e se per questo servisse un sistema di governo come il comutalismo, prima ancora che questo possa essere applicato, sarebbero necessarie tre condizioni. In primo luogo, la volontà espressa della maggioranza votante di avere una democrazia. Un'altra premessa sarebbe che non esistano più confini o individuali paesi. La terza premessa sarebbe che la mancanza del rispetto reciproco non sarebbe più tollerata. Si potrebbe allora fare un conteggio totale di tutta la proprietà pubblica al momento in possesso dei vari stati, per sommarla a tutta la proprietà privata e conoscere la qualità e la quantità di tutte le proprietà sul pianeta. Poiché il comutalismo è una nuova forma di capitalismo, organizzato solo per quei beni che sono in eccedenza alle necessità umane, dovremmo allora dapprima riconoscere quali saranno quelle necessità per poterle soddisfare. Una volta calcolati i minimi standard di vita accettabili per ogni essere umano e detratto quell'importo dal totale delle proprietà sul pianeta, lascerebbe la rimanenza in palio per i concorrenti di questo nuovo tipo di capitalismo. Dopotutto, ad una nuova umanità non servirebbe più un capo, un re o un presidente. Basterebbe un tracciato. Basterebbe quel ponte.